siamo qui a donare questa statuina al nostro arcivescovo Fontana, ma in contemporanea tante statuine sono state donate a tutte le diocesi italiane. Questo è un gesto che rappresenta un voler dire grazie, ma anche un porre l'attenzione su certe categorie. E Coldiretti e Confartigianato si sono messi insieme in questa donazione, diciamo, proprio perché sono due categorie che a volte sono anche un po' dimenticate. Gli agricoltori sono quelli che producono cibo e che non si sono mai fermati, e gli artigiani sono quelli che in silenzio e nell'ombra hanno continuato a lavorare per tutto il più bel Made in Italy che noi abbiamo. E vogliamo insieme rendere omaggio a una categoria che ora è sotto pressione, ormai anche da molti mesi, e che sta prendendosi cura di tutti i malati di questa. Qual è la situazione del comparto artigiano, dei piccoli artigiani in questo momento? Ma la situazione è quella che un po' si conosce in giro. Purtroppo ci sono settori che sono fortemente in crisi e mi viene in mente anche una parte, quella della ristorazione, che comunque fanno parte anche del settore artigianato, come quelli che lavorano molto nel turismo, quindi quelli che lavorano anche sulla trasformazione di prodotti che poi vengono così diciamo attratti dalla parte del turismo, l'artigianato orafo, insomma sono tutta una serie di settori purtroppo in crisi, però non dobbiamo perdere quello che è la nostra indole, l'indole che contraddistingue comunque anche le nostre due associazioni. Insieme all'agricoltura e l'artigianato, comunque sono state in questo periodo fortemente importanti, anche perché, voglio dire, prima diceva la collega, gli agricoltori, no, la fattispecie Coldiretti, ha prodotto gli alimenti di base e molti artigiani poi li hanno trasformati per portarli nei nostri tavoli. Quindi ecco che c'è stato sempre un contatto diretto, un contatto molto importante. Il momento è molto difficile, in questo momento era anche importante rendere omaggio a chi è stato in prima linea nell'ombra, che sono stato tutto il comparto sanitario, e diciamo che le nostre due associazioni, che in questo momento sono state molto attive, molto vive e molto vicine alla gente, se volete, perché poi anche con il nostro lavoro abbiamo continuato a far lavorare le famiglie, che comunque per poter portare il cibo nelle case di tutti